Sono le 2:23 del mattino e al porto delle Grazie di Rocella Ionica sono iniziate le operazioni di attracco alla banchina di Beliero, uno albero pieno all'inverosimile di persone migranti. I passeggeri sull'imbarcazione, come vediamo, sono molti, già sopra coperta. Restano distesi immobili, forse perché per loro continua la paura di un naufragio dell'imbarcazione. Verosimilmente sono in queste condizioni da diversi giorni e da diverse notti. Ora la priorità è quella di mettere al riparo e verificare le condizioni dei più fragili, bambini e anziani. Nei primi approcci portati avanti dai mediatori si cerca subito di capire di che nazionalità siano e da dove sono partiti. Sono operazioni delicate che richiedono tempo, ma tempo non ce n'è molto, perché è appena arrivata notizia di un altro avvistamento al largo. C'è tanta altra gente che ha bisogno di aiuto.